bambini. Dal panorama, per così dire, un po' generale, dobbiamo ora cercare di scendere ad alcuni particolari, o perlomeno esaminare alcune piccole cose che chiariranno possibili e ulteriori dubbi. Io ho detto una volta che l'essere umano è composto per la maggior parte di materia. E dissi che in realtà si deve parlare di tutta materia per quanto riguarda l'effettiva consistenza umana, e nella materia vi includo anche tutta la parte psichica, naturalmente, e si deve pensare ad uno spirito o anime. Useremo talvolta indifferentemente l'uno e l'altro termine, ma voi sapete bene qual è la differenza che si deve fare tra anima e spirito. Tuttavia l'useremo indifferentemente per comodità discorsive. Diciamo dunque che tutta la materia è però sollecitata a muoversi in un certo modo, e attraverso la psiche, per l'orientamento che possiede lo spirito. Dico orientamento perché in effetti, come vedremo ora, lo spirito non entra nelle decisioni finali, non propone un suo iter, per così dire, ma semplicemente stimola, e cioè dire come una corrente che trasmette soltanto stimoli ad una macchina che si muoverà nella misura in cui la macchina è costruita. Lo spirito, noi abbiamo visto, può penetrare nella materia solo a condizione di essere circondato da questo inviluppo che abbiamo chiamato anime. L'anime è il risultato sia di frammenti o frange che lo spirito raccoglie o ha con sé per vite precedenti o per costituzione ambientale, cioè per essere entrato nella materia. Da queste frange più tutta la psiche che raccoglie nel corso della vita che sta svolgendo, cioè tutte le informazioni, stimoli, direzioni che si sono costituite nel corso della vita. In questo senso noi diciamo anche che lo spirito di un bambino ha un'anima scarsa, per così dire, cioè un'anima non strutturata, non integrata né col corpo né con lo spirito, è un'anima in formazione, in sviluppo, è un'anima che ha la propria individualità, ha una propria unità, intendiamoci bene, ma è un'anima insufficiente, un'anima che diventerà sufficiente ad un certo punto della vita. Il punto della vita è, non ne segue parallelamente lo sviluppo cerebrale o il risveglio dello spirito, ma è molto anticipato. Noi abbiamo in genere un'anima discretamente strutturata intorno ai 10 anni di un bambino, e via via abbiamo un'anima che si rafforza sempre più poi naturalmente nel corso dell'intera vita, qualunque ne sia la lunghezza. In altri termini, l'anima è una struttura in continuo accrescimento. Accrescimento quantitativo e accrescimento qualitativo.
nel corso della vita l'anima può migliorare o peggiorare qualitativamente, e questo dipende dal tipo di vita, dai rapporti che ha col corpo e con lo spirito, e dipende soprattutto dall'evoluzione che ha lo spirito. E cioè, l'anima è vero che si costituisce autonomamente rispetto allo spirito, in virtù di forze psichiche e di forze ambientali, ma è anche vero che lo spirito stabilisce in qualche modo la selezione degli elementi, e la stabilisce involontariamente in base alla propria evoluzione. In base alla propria evoluzione, ma questo non accade subito. Diciamo che nei primi 10 anni circa di vita l'anima si costituisce in maniera autonoma, indipendentemente dallo spirito, sia perché lo spirito è in una fase dormiente e sia perché lo spirito non può, direi orientativamente, dare alcun suggerimento, alcuna intenzionalità alle scelte. Tuttavia c'è sempre una proiezione, direi involontaria, che è data dall'evoluzione dello spirito. Dopo, cominciando a subentrare la personalità dello spirito, e cioè la coscienza dello spirito, lo spirito può respingere elementi non pertinenti alla propria evoluzione, o può naturalmente selezionarne altri. La struttura dell'anima deve rispondere alla fine, mediamente, all'evoluzione dello spirito. Questo raffinamento, per così dire, dell'anima procederà poi per tutta la vita. Ma la costituzione dell'anima non salvaguarda minimamente lo spirito. L'anima, sebbene sia il filtro, per così dire, che consente allo spirito di manifestarsi sulla terra, è tuttavia un elemento di cui lo spirito non può disporne. Perché? Per poterne disporre avrebbe bisogno di un controllo sulle zone psichiche. Questo controllo lo spirito non ce l'ha, e non ce l'ha neppure attraverso l'anima. L'anima in qualche modo è in parte il doppio della psiche, ma l'essere il doppio però non costituisce un ponte di reale contatto. Il contatto, come abbiamo anche detto altra volta, avviene a un certo livello delle zone psichiche. Il punto dell'impatto è l'inconscio. In altri termini, la psiche come forza proveniente dal cervello, sovrastante il cervello e indipendente dal cervello, costituirà in parte l'anime attraverso una proiezione. In altri termini, la psiche proietta questo doppio che inviluppa lo spirito. Non è la psiche che circonda lo spirito e costituisce l'anima, ma una proiezione della psiche rielaborata intorno allo spirito. La psiche, come pura manifestazione cerebrale o come manifestazione legata al cervello, è soggetta a morte inesorabile, tranne per una parte di esse. E la parte di esse la si distingue così. In pratica, l'essere umano ha diverse zone psichiche, che noi possiamo distinguere in zone basse, per così dire, e per queste zone basse intenderei tutta la facoltà psichica attinente la sfera puramente vegetativa, la sfera direi puramente biologica, quella che sovraintende alla necessità della sopravvivenza e della vita organica. Quando voi avete un ricordo, il ricordo indica che vi è in corrispondenza una forza psichica.
Ma quando voi ricordate, semplicemente, che uscendo da questa camera andate a casa e a casa vi aspetta la cena, questa è una manifestazione bassa della psiche, in quanto che è vero che il ricordo o la realtà mnemonica della cena corrisponde ad una realtà psichica, ma è pur vero che questa realtà psichica fa parte del mondo dei bisogni corporali, nei quali non c'è ideazione, ma c'è semplicemente ripetizione d'evento. Ed è niente altro che la ripetizione di un'idea che è legata a un bisogno fondamentale. Questo significa che esiste una zona psichica, ovvero esistono delle idee o dei complessi mentali psichici non soggetti ad una chiara ideazione e che sono soltanto il corrispettivo psichico di stimoli, di istinti legati alla pura vita della materia. Anche il ricordo della cena entra nel giro cerebrale e si fissa come immagine. Si fissano come immagini tutte le idee corrispondenti, per esempio il pane, l'acqua, il latte, la carne e via di seguito, oppure l'atto del sedersi, il ricordo della sedia, il ricordo del tavolo. Tutte queste cose che sono presenti nella vostra testa in pratica fanno parte di quella psiche bassa, direi. Psiche bassa che troviamo anche a livello degli animali, perché anche l'animale ha questa memorizzazione, cioè questo ricordo che è fissato in una zona del cervello. Ma l'essere fissato in una zona del cervello non è strettamente indicativo di una psiche, perché nel cervello è fissato semplicemente uno stimolo, ma questo stimolo corrisponde a una idea ricordo con una immaginazione, cioè esiste un fatto propriamente visivo nell'ambito del cervello. E questo fatto visivo, come stimolo bioelettrico, noi lo indichiamo come psiche bassa, che tuttavia ha un tracciato preciso, perché in una zona del cervello si creano quei famosi ponti bioelettrici, cioè a dire quegli engrammi cerebrali che sono rilevabili in qualunque individuo animale, di qualunque specie animale. Ma accanto a questa psiche bassa ne esiste un'altra, e ne esistono molte altre. Noi possiamo indicarne almeno tre per semplificare, cioè una psiche di carattere medio e un'altra di carattere alto. Quella di carattere alto è l'ideazione propriamente, è la facoltà più nobile dell'essere umano rispetto a quello animale, propriamente animale. In queste attività psichiche di carattere elevato noi riscontriamo al sommo grado o al medio piccolo grado i caratteri dell'intelligenza. L'intelligenza cioè si manifesta a questo livello psichico. Infatti, per evocare il ricordo del pane o della sedia o della cena non è affatto necessario essere intelligenti. Una dimostrazione evidente è che un qualsiasi malato mentale che porti in sé una lesione cerebrale, almenché non sia una lesione proprio nella memorizzazione, ha le stesse immagini di un genio per quanto concerne il pane, la sedia o via di seguito, e le stesse immagini che può avere un cane, un gatto, un topo. Dunque l'intelligenza si manifesta a questo livello, ma l'intelligenza di cui tanto si è parlato proviene anch'essa dal cervello. Io vorrei una volta per tutte chiarire un punto fondamentale che spesso ha trovato equivoco in molti di voi,
non soltanto molti di voi, ma anche all'esterno in molti psicologi, psicanalisti, psichiatri, teologi, sociologi. Cioè quello di ritenere che l'intelligenza sia una facoltà dello spirito. Niente affatto. L'intelligenza è una facoltà del cervello umano e non è una facoltà dello spirito. Lo spirito possiede una intelligenza che è una cosa diversa, la possiede per conto suo. E infatti l'intelligenza dello spirito preesiste alla vita ed esiste anche dopo la morte, è cioè del tutto indipendente e non è legata, diciamo, alla vita umana, e guai se lo fosse. Una prova evidente è data dal fatto che gli animali possiedono egualmente un'intelligenza, molte volte di tipo elevato, molte volte un'intelligenza maggiore di uomini che sono per esempio scarsamente intelligenti, e noi sappiamo che riconosciamo lo spirito soltanto nell'essere umano, e dunque i conti non tornerebbero se le cose stessero diversamente. Dunque l'intelligenza dello spirito noi non dobbiamo esaminarla in questo momento, ma stiamo esaminando l'uomo e diciamo che l'intelligenza proviene dal cervello. È una facoltà cerebrale la quale, per manifestarsi in misura più o meno elevata, deve necessariamente trovare un terreno fertile in un cervello, ma deve trovare un terreno fertile soprattutto nell'organizzazione psichica. Io direi che l'intelligenza dipende soprattutto dalla organizzazione psichica, non la qualità e l'orientamento dell'intelligenza, anche questi vi dipendono, ma dall'organizzazione, la quale è in rapporto, sì, al tipo di cervello, ma non troppo. Perché l'intelligenza, se è vero che alcune basi di esse le riscontriamo anche a livello cellulare, è pur vero che tuttavia l'intelligenza parte dalla psiche e si manifesta entro le sfere cerebrali senza sostanzialmente modificarle, cioè quasi vivendo una vita autonoma. La prova di tutto questo è che, se è vero che l'intelligenza fa assumere al cervello particolari circonvoluzioni, per cui tra il cervello di un genio e il cervello di un idiota la sola differenza è nella forma delle circonvoluzioni, è pur vero che non esiste però una sostanziale differenza dal punto di vista proprio chimico fra il cervello di un genio e il cervello di un idiota, a parte certe particolarità di cui è inutile parlare. Diciamo che l'intelligenza dipende soprattutto da una organizzazione più o meno perfetta delle basi della psiche in rapporto a un cervello fondamentalmente circonvoluto in un certo modo. Questo significa anche che l'intelligenza si serve nel corso della sua organizzazione della psiche che trova, la quale non deve essere necessariamente ordinata, tuttavia. Anzi, vedremo che per un fatto che apparirebbe strano se non avesse la sua spiegazione, che le migliori intelligenze corrispondono sempre ad una psiche non organizzata, cioè a una psiche non integrata. Il che vuol dire, in altri termini, che abbiamo un'autonomia della psiche e un'autonomia dell'intelligenza, per le quali autonomie sono certamente indispensabili corrette basi cerebrali, ma corrette non troppo, direi. Tuttavia, noi diciamo che fino a questo momento lo spirito non entra in questo gioco. Non entra in questo gioco. Lo spirito entra in un altro tipo di gioco, ed è questo.
È vero che noi abbiamo diviso la psiche in tre parti molto sommarie, naturalmente, molto sommarie. È vero però che questa suddivisione orizzontale va ad incrociarsi con una suddivisione verticale, ed è la suddivisione della coscienza, del preconscio, che metterei tra parentesi, del subconscio e infine dell'inconscio. Anche qui abbiamo delle suddivisioni sommarie, ma abbastanza pratiche. Queste sarebbero delle suddivisioni verticali, per così dire, immaginando una personalità umana o un cervello o una mente divisa prima orizzontalmente secondo le tre grandi facoltà di manifestazione dei tre livelli e poi per selezioni nelle varie successioni di queste manifestazioni. Quando un messaggio raggiunge un uomo, lo raggiunge attraverso le varie vie possibili che sono quelle del sensorio, o attraverso la vista, o attraverso il tatto, o attraverso l'udito, o attraverso l'olfatto. E insomma, questa informazione che passa, supponiamo, attraverso gli occhi o attraverso le orecchie, raggiunge il cervello, diventa un messaggio che è cosciente. Perché in quel momento preciso il messaggio entrando nel cervello mette in movimento una serie di relè, per così dire, come voi dite, e cioè dire mette in moto tutta un'apparecchiatura che è composta dall'inconscio, dal subconscio, dal preconscio, sicché l'immagine diventando segnale e passando attraverso queste zone ne raccoglie altri e poi ritorna alla coscienza, e ritorna alla coscienza in materia significativa. In altri termini, quando voi vedete una sedia, la sedia di per sé non dice niente e non direbbe niente se questa immagine non si trasformasse in una immagine cosciente. E l'immagine si trasforma in cosciente non perché raggiunge immediatamente l'occhio, ma perché attraverso l'occhio raggiunge altre zone e poi ritorna un'altra volta a questa coscienza e diventa messaggio cosciente. Per cui voi dite questa è una sedia e la riconoscete, e per poterla riconoscere o conoscere, questo significa che il messaggio ha raggiunto le zone di memorizzazione in cui poteva essere registrata l'immagine sedia, si è associata ad altre immagini di rappresentazione di ricordo ed è ritornata un'altra volta alla coscienza come messaggio compiuto. E però che cosa accade quando il messaggio ha un contenuto di tipo morale o perlomeno impegna ad una risposta? Perché la registrazione della sedia non impegna a una risposta, ma è una semplice visione, direi, della sedia. Quando è impegnata la risposta, per esempio, questa sedia, devo prenderla e, supponiamo, romperla sulla testa di qualcuno, va bene? Ed allora le cose cambiano molto, cambiano. Cambiano molto perché non si tratta della registrazione cosciente di un'immagine, ma di una utilizzazione dell'immagine, nella quale utilizzazione vi è la necessità di un giudizio di carattere morale. Ed ecco che allora il messaggio, l'immagine passa attraverso l'occhio, raggiunge il preconscio senza che voi ve ne accorgiate, filtra attraverso il subcosciente, siamo ancora in zona psichica. Qui avviene un passaggio, passa in zona fisica, cioè raggiunge il cervello vero e proprio, raggiunge le registrazioni del cervello. Raggiungendo queste registrazioni, il messaggio raccoglie altre informazioni. Quali possono essere le altre informazioni? I ricordi associati al gesto di rompere la testa a qualcuno. Questo qualcuno, il quale viene rievocato
in tutto il suo passato e presente, cioè fornire le ragioni per cui bisogna rompere la testa a qualcuno. Ritorna questo messaggio inglobato di migliaia di informazioni, ritorna un'altra volta al subconsciente. E questa volta, invece di passare dal subconsciente al preconscio, ha una strana deviazione. Il messaggio si proietta sulla coscienza, intendiamoci bene, ma si ferma. E non segue a questo una pari attività cerebrale. L'attività cerebrale sarebbe quella del sistema nervoso, che dovrebbe compiere l'atto meccanico attraverso le innervazioni di prendere la sedia e spaccare la testa. A questo punto non avviene una cosa del genere, normalmente. Badate che si parla, io sto parlando di frazioni di secondo in cui avviene tutto questo, intendiamoci. Cioè voi coscientemente avete l'impressione che le immagini si succedono e che le decisioni sono rapide. In realtà non sono rapide, tranne alcuni casi. Ma vi è nell'ambito di secondi una sosta. E perché? Perché il messaggio a questo punto cambia strada, ritorna un'altra volta nel subcosciente. Che cosa è avvenuto in realtà? Che cosa è avvenuto? È che tra la coscienza e il subcosciente, dove esiste il preconscio, si è eretta una barriera. La barriera è la censura. Questa censura da che cosa è costituita? La censura è costituita da una proiezione dell'inconscio ed è naturalmente rappresentata da alcuni elementi o pseudo-elementi di tipo morale. Ma se una parte degli elementi sono di pseudo-morale, storico, etnografico, razziale, contingente, educativo, e questi non sono sufficienti ad arginare il passaggio alla coscienza, la sola che potrebbe scatenare il sistema nervoso, bene, e allora questa censura, poiché è una proiezione dell'inconscio, risente di un carattere peculiare dell'inconscio. Ora vediamo quale sarà questo, ma intanto questo messaggio che stiamo seguendo attraverso il cranio, per così dire, che cosa fa? È passato attraverso questo preconscio, è stato raggiunto, per così dire, da un bombardamento di stimoli di provenienza dall'inconscio. E a questo punto avvengono due cose. O il messaggio passa alla coscienza e io dunque vedo questo individuo che prende la sedia e spacca la testa. Oppure il messaggio passa alla coscienza ma depurato della prima intenzione. Della prima intenzione, la quale prevedeva appunto di spaccare la testa. Ed arriva il messaggio spento, arriva la rinuncia. Quella che voi in termini, direi più umani, chiamereste la riflessione, chiamereste la prudenza, la valutazione di carattere morale, eccetera, di cui oscuramente potete anche non rendervi conto. Quante volte nel compiere un gesto violento voi vi fermate una frazione di tempo prima? E nel fermarvi non c'è una motivazione, la motivazione ve la date dopo, cioè dopo. A distanza di secondi voi riflettete e dite no, non devo farlo perché posso andare in carcere, perché mi fa pena, perché in fondo non è colpa sua del tutto, in fondo sono un po' anch'io colpevole, ma questo ragionamento interviene dopo. Quello che interviene prima è il trattenimento del gesto. Da che cosa deriva questo? Deriva da questa censura, la quale deriva questo? Deriva da questa censura, la quale
se vogliamo eliminare proprio tutta la parte, come dire, sovrastrutturale di ordine storico-educativo, corrisponde ad una intenzione dello spirito. Come ha fatto lo spirito a far giungere questo suo messaggio? Non l'ha fatto giungere il messaggio. Vedete, lo spirito, noi abbiamo detto, ha una certa qualità spirituale. Per qualità spirituale noi intendiamo che è molto buono, che è più o meno buona, che è meno buona, che è cattiva, ma non diciamo cattiva nel senso umano, diciamo che lo spirito rispetto a quella che è la morale umana di tipo mondiale, rispetto a questa morale può essere più buono, meno buono, eccetera. E quindi noi accettiamo in questo momento questo tipo di spirito in rapporto, direi, alla globalità della morale umana. E perché l'accettiamo? Ma non siamo noi che l'accettiamo, è lo spirito stesso che l'ha accettata nel momento che si è incarnato. E dunque lo spirito, poiché ha visto il mondo come è fatto, ha accettato un suo schema personale, si è automaticamente messo in raffronto con il mondo. E allora noi prendiamo questo spirito a modello e prendiamo a modello il mondo fermato in un certo momento del suo cammino storico e della sua civiltà. Quindi uno spirito di questa epoca in confronto al mondo di quest'epoca. Non possiamo neppure fare un giudizio tra il mondo come oggi da voi e uno spirito vissuto 20.000 anni fa. Il giudizio non può essere più fatto, perché ogni spirito è adatto al mondo e si incarna nel momento in cui è tale spiritualmente da poter stare in questo mondo. Ma d'altra parte io direi che è piuttosto un adattamento, perché allo spirito in fondo non gliene importa niente di come è fatto il mondo, perché il mondo per lui è soltanto un passaggio di esperienze e basta. E or dunque questo spirito ha, come dire, una sua taglia morale, evolutive, diciamo. E sono questi caratteri evolutivi che egli trasmette all'inconscio. Li trasmette automaticamente, sicché l'inconscio è costituito sia dagli stimoli che lo spirito ha prefabbricato, per così dire, nel momento dell'impatto con la materia, cioè il programma minimo viene trasferito all'inconscio, perché è attraverso l'inconscio che poi giungono i messaggi alla coscienza e poi al cervello. Se voi fate certe cose fondamentali nella vita è perché avete degli stimoli profondi che vi spingono a farli. E questi stimoli profondi non sono soltanto quelli dell'impostazione psichica, questi giocano un ruolo fondamentale ed eccessivo, ma io intendo quei programmi di carattere morale. È la qualificazione morale delle azioni che è data dall'inconscio e per esso dallo spirito. Più o meno voi uomini fate tutti le stesse cose, più o meno. Chi fa una cosa e chi ne fa un'altra. Ma di fronte alla stessa cosa, di fronte allo stesso gesto, di fronte alla stessa attività, voi vi somigliate, vero? Vi somigliate tutti quanti. Vi sono alcune cose fondamentali nella vita che si ripetono da sempre. Eppure, gli stessi gesti possono essere compiuti con diversa intenzione morale, o con diversa intenzione, anche eliminando la parola morale, che appare un po' brutta, diciamo con le stesse intenzioni, con diverse intenzioni ma con le stesse azioni. E da che cosa dipende questo? Dipende dalla diversa interpretazione e valutazione morale che voi date a certi gesti, a certe azioni, a certi mestieri, a certe cose che fate nel corso della vita. E tutto questo dipende da istanze profonde
che sono dentro di voi e che vi spingono di fronte ad una certa cosa a darci una valutazione anziché un'altra. Al limite, anche un'azione che voi chiamate riprovevole, per esempio quella di rubare, va bene? C'è gente che ruba con cinismo, c'è gente che ruba con minor cinismo, c'è gente che ruba e si pente di rubare, poi c'è gente che ruba e pensa con dispiacere che sta togliendo qualcosa agli altri, però ruba lo stesso perché l'istinto di rubare è più forte. Eppure tutti rubano la stessa cosa ma con una diversa valutazione e intenzione, il che significa che ci sono delle spinte diverse, che in parte sono giustificate da fattori educativi e ambientali, ma che in parte dipendono da un istinto profondo, da un giudizio di fondo. E questo giudizio di fondo dipende dalla diversa evoluzione che ciascuno di voi possiede. Questa diversa evoluzione si può sentire a livello della coscienza attraverso il meccanismo dell'inconscio. E l'inconscio, che essendo una organizzazione piuttosto rarefatta di psichismo, è molto più vicina all'anima e allo spirito, può riceverne stimoli, messaggi, intenzioni e influenze e li trasmette attraverso quella via che raggiunge tra il subconscio e la coscienza il preconscio, ed è qui che si costituisce come barriera di censura. Come barriera di censura o come stimolo, naturalmente promozionale, per così dire, cioè stimolo che promuove delle nuove valutazioni o delle nuove programmazioni. In questa maniera il circuito, per così dire, è più o meno saldato. Quando voi talvolta nel compiere un'azione dite io dopo averla compiuta io mi pento, vorrei averla non fatta, da che cosa dipende? Qua censura non agisce sempre, intendiamoci, non agisce sempre. Spesso direi non agisce, anzi. Almeno nel 50% delle vostre azioni la censura salta. Però io vorrei chiarire una cosa. È necessario fare una netta distinzione fra censure come sovrastruttura educativa e ambientale e censure come vera istanza dello spirito, perché la confusione spesso è qui. Molte volte voi ritenete di aver fatto delle cose riprovevoli ed esse non sono riprovevoli, ritenete di fare le cose sbagliate che sbagliate non sono, sono sbagliate, le ritenete sbagliate e magari ve ne pentite anche e magari ne soffrite anche semplicemente perché vi è stato imposto attraverso certe educazioni sbagliate che quelle determinate cose sono sbagliate. Ma in realtà a questo lo spirito non si ribella. E voi avete una censura che è di tipo meccanico ed è la classica inibizione, quella di cui parlano gli psicanalisti. L'inibizione non riguarda lo spirito. L'inibizione è puramente funzionale della psiche per immissione, direi, di censure artificiose stabilite attraverso procedimenti educativi. E cioè sono le censure delle nevrosi, in pratica, che non riguardano lo spirito. Ora un individuo invece il quale non le ha, naturalmente non saprei come indicare un individuo che non ha nevrosi, cioè sommamente difficile, ce li avete un po' tutti, sono nevrosi proprio di carattere storico, no, proprio nevrosi storiche, diciamo, non c'è niente da fare. La nevrosi storica fondamentale è questa, e cioè che il mondo, anche nelle sue spinte massime, direi di massima apertura, ha la nevrosi del proprio tempo, e non c'è niente da fare. Voi non potete fare altrimenti. Voi non potete camminare, per esempio, con un perizoma come gli indigeni dell'Africa
Eppure avreste magari molte volte il desiderio di camminare nudi, per esempio. Bene, non lo fate perché vi è una civiltà convenzionale e per questa ragione voi vi vestite. Bene, questo fatto dipende da un fenomeno storico al quale non vi potete sottrarre, ma al quale tuttavia corrisponde in fondo una nevrosi storica, cioè vi sono cose che veramente voi non potete fare. E poi ve ne sono altre che tuttavia non sfociano in nevrosi, e sono le organizzazioni della vita, l'organizzazione di mangiare, di dormire di notte e star svegli di giorno, per esempio. Bene, anche questo in fondo è un convenzionale fatto assunto dagli uomini primordiali, che di notte si nascondevano per paura del buio. Ma direi che alla base di tutto questo ci debba essere una nevrosi di fondo. Ma questo aspetto, direi, della nevrosi generale, così, dell'umanità, è, direi, forse la parte più trascurabile, se non come semplice curiosità. E la parte più trascurabile non è quello, naturalmente, che incide sull'uomo. Ora, dicevo, voi in fondo non potete far tutto quello che volete, e anche con la più ampia libertà vi sono cose che dovete rispettare. Intanto il rispetto del prossimo, vero, appare dal punto di vista strettamente biologico innaturale, perché dal punto di vista naturale voi il prossimo non lo dovreste rispettare. Dal punto di vista naturale dovreste seguire come fanno le bestie. Bene, se un animale mangia e un altro è digiuno, quello che è digiuno cerca di rubare a quello che mangia e lo aggredisce e gli toglie il cibo. Dunque l'uomo si è costretto nell'ambito di un rispetto umano che è necessario e fondamentale per la civiltà e il progresso, e anche per certe esperienze ordinate dello spirito. Ma tuttavia questo rappresenta sempre una costrizione di fondo, e cioè a lungo andare può aver generato una sindrome di adattamento non perfettamente totalmente assimilata dall'uomo, tuttavia accettata, accettabile. Dunque, invece, vi sono persone le quali non hanno in ogni caso grosse nevrosi di fondo, che possono riuscire a manifestare, direi, certe decisioni che non collimano, direi, con il mondo. Cioè, in pratica, essi non hanno delle censure e ritengono e fanno una serie di azioni che per gli altri sono riprovevoli, ma che per essi non sono affatto. Questo vuol dire che in fondo occorre chiarire a se stessi ogni volta quali sono le inibizioni di carattere morale, che sono diverse. Di carattere morale io non rompo la sedia sulla testa di quella persona, vi è un carattere morale. Almenché naturalmente non sia un fatto preordinato, io lo minaccio semplicemente per spaventarlo, e in quel caso la censura scatta prima del gesto, oppure non c'è censura, perché vedete, la censura in realtà scatta soltanto nel momento in cui vengono superati certi ordini naturali. In pratica la censura per alcune azioni diventa permanente, perché infatti vi sono uomini i quali soltanto in un momento d'ira, vero, potrebbero commettere un'azione riprovevole, ma che normalmente, anche direi tirati all'eccesso, non fanno mai azioni riprovevoli, perché vi è una censura di fondo, vi è una coscienza, io direi, spirituale di fondo, ed è la permanenza di certe immagini dello spirito che a livello inconscio hanno adattato tutta la vita e permeata tutta la vita. Sicché certe cose gli uomini le evitano d'istinto, per così dire, le evitano o non le fanno anche se l'occasione si presenta. Ve ne sono altre invece occasioni che possono presentarsi estemporaneamente, e in quel caso ecco che precipitosamente interviene la censura, cioè può scattare questa censura. Ma la censura può non essere avvertita. Io infatti ho detto
il 50% delle azioni si svolgono senza censure, salvo appentirsene dopo. Da che cosa dipende questo? Dipende dal fatto che gli uomini non sono abituati a riconoscere questi valori spirituali di fondo. E poiché non sanno riconoscerli, anche quando c'è il campanello d'allarme della censura, non lo riconoscono. E questo è un grave pericolo. Perché non conoscendo, direi, i capisaldi fondamentali dell'autentica spiritualità, quando si presenta la censura che vorrebbe impedire una certa azione, essa non viene affatto riconosciuta. Molte volte accade che la censura sia debole, perché la censura e la sua forza corrispondono all'evoluzione dello spirito, e quindi può essere debole il messaggio. E naturalmente quando la coscienza e la psiche sovrastano ogni considerazione di carattere morale, in questo caso la censura non è affatto avvertita. E allora l'uomo agisce soltanto in preda a un istinto di calcolo. Faccio questa azione o non la faccio perché può venirmene un danno o non me ne viene un danno. Un danno cioè contingente, economico, di legge, il carcere, cioè una valutazione che prescinde dalla morale ed è una valutazione di carattere proprio economico, vero? Cioè proprio l'economia è intesa non in senso di denaro ma in senso di utilizzazione di un bene. A questo punto vorrei finire e lasciare eventualmente a voi. Abbiamo esaminato quali sono le modificazioni che può subire l'inconscio, ovvero le limitazioni a causa appunto di fattori educativi e storici che vanno ad inserirsi lì, su quel circuito che rappresentano poi le inibizioni di cui dicevamo. Quale problema sorgerebbe? Sì, cioè il problema di una, non di una localizzazione strettamente topica della coscienza a livello cerebrale, ma presente nella necessaria funzionalità di parecchi sistemi reticolari cerebrali che presuppongono questo fenomeno coscienza da attivare nel sistema cerebrale. Sì, d'accordo, ma io non vedrei il problema, perché è chiaro che le manifestazioni della coscienza sono affidate, direi, alle zone corticali soprattutto, e questo lo si può vedere anche per differenziazione fra le manifestazioni degli animali, il cervello dell'animale e il cervello dell'uomo. In realtà localizzazioni ve ne sono, tanto è vero, come ben sapete, che determinate lesioni provocano determinati danni per certe manifestazioni e non per altre. Sì, appunto, perciò il problema sorge, cioè il problema è in questo libro. Cioè se queste strutture presuppongono il fenomeno della coscienza oppure sono esse strutture cerebrali che danno origine alla coscienza. Questo è importante. Ho capito il problema, ma io direi che il problema è uno pseudo-problema, in realtà. È chiaro che è la costituzione del cervello che fa nascere la psiche e non viceversa. Io rispondo così perché non si può pensare diversamente, non si può pensare. Quindi la coscienza dipende dal cervello, senza il quale non c'è coscienza. Ma siccome noi parliamo sempre di una coscienza di tipo umano, resta sempre salvo lo spirito. Cioè in questo schema lo spirito veramente viene salvato, viene messo fuori discussione. Quindi tutti i pericoli che sorgevano in virtù di certe scoperte scientifiche, per esempio l'alterazione della coscienza, l'alterazione, la modifica del carattere, cioè con un intervento chirurgico si può modificare il carattere di un uomo, lo si fa diventare addirittura buono. Allora cosa succede, mi diceva qualcuno,
E allora lo spirito che fine fa in questo gioco? Cos'è, un burattino che diventa buono o meno buono? No, lo spirito non c'entra per niente, non c'entra proprio per niente. Così voi potete avere modificazioni di carattere anche somministrando certe droghe, ma è chiaro che in quel momento in cui il soggetto è in preda droga, lo spirito non c'entra, non è lo spirito che viene drogato, si capisce? Assolutamente no, lo spirito resta fuori della discussione del corpo umano. Questa è un'altra cosa. Se è lungo possiamo rimandarlo questo. Io sì, forse perché conviene rimandare. Piuttosto per lungo la faccia. Comunque questa è un'altra cosa, dirò brevemente. Perché noi abbiamo esposto qui quello che è uno schema naturale dello svolgersi delle manifestazioni. Ma poi questi schemi sono più o meno modificati uomo per uomo, non soltanto. Ma è chiaro che in un essere il quale ha una prevalente attività spirituale, per esempio, vi sono spostamenti e passaggi maggiori che non in altri. E quindi in un uomo che per esempio sia molto predisposto spiritualmente, molto o abbastanza predisposto, l'inconscio, o per meglio dire lo spirito, attraverso le vie dell'inconscio, può raggiungere con messaggi sempre più precisi la coscienza. E come li raggiunge con messaggi, così raccoglie attraverso la coscienza altri messaggi di ritorno, sicché in definitiva può partecipare più concretamente, più attivamente alla vita psichica, cosciente, come nel caso, non so, di alcuni santi, o come nel caso di profeti, o nel caso anche di persone molto predisposte spiritualmente. Cioè lo spirito si fa una strada propria, che viene accettata a livello della coscienza e viene organizzata in questo modo. E volevo dire anche... Naturalmente, quando voi in una seduta medianica, per un momento, siete tutti molto predisposti a un fenomeno spirituale, che cosa si è? Lo spirito è richiamato anzitutto dall'attenzione della nostra presenza qui, o della mia in questo caso, perché il vostro spirito ha una sua coscienza e una sua intelligenza, cioè non è uno spirito che sta dormendo o è uno spirito che è completamente stordito, è uno spirito pienamente cosciente, il quale intorno vede e avverte la mia presenza, il mio messaggio, e può avvertire la necessità di coglierlo nelle sue sfumature più materiali e impadronirsi meglio e di più di questa meccanica di trasmissione, raggiungendo la vostra coscienza in una misura più accentuata che non in altre circostanze. E dunque il discorso è diverso quando io dico: ma in questo momento voi che mi state ascoltando non siete voi materia. Infatti, se foste soltanto voi materia, che senso avrebbe il mio discorso? A chi parlerei? A delle mummie che si muovono e che vivono? Cioè, che significato darei a questa mia presenza? Cosa verrei a farci io, a parlare semplicemente a ciascuno di voi costituiti da tanti chili di carne e ossa? In realtà, cioè, voi non mi interessate come uomini, non mi interessate affatto, perché voi, essendo prevalentemente materia, non avete alcun significato per me. Se avete un significato è perché attraverso questa materia altri nostri fratelli, o diciamo pure altri nostri amici, nostri e vostri, cioè altri esseri spirituali, stanno qui in attesa. Stanno qui in attesa, e perché stanno in attesa? Perché nel momento in cui sono venuti sulla terra, siete venuti sulla terra, nel momento in cui siete venuti sulla terra, voi avete lasciato il nostro mondo, e avendo lasciato il nostro mondo, avete dimenticato com'è fatto questo mondo, o se esso è intorno a voi e lo potete evocare perché potete spostarvi, siete limitati, perché vi siete limitati nel momento in cui avete scelto di venire su questa terra.
Ed io vengo per ricordarvelo questo vostro mondo, per farvi capire che se siete in terra tutto ciò ha un carattere provvisorio, e se voi lo volete capire bene, se non lo volete capire ci rivediamo dopo, quando sarete morti. Questo è il discorso che io sto facendo a voi spiriti, non a voi uomini, a voi spiriti. E non mi interessa se voi uomini questo messaggio lo potete ricevere col sorriso sulle labbra, o con l'accettazione, o con gioia, o con ironia, o con scherno. Non mi interessa, perché non sto parlando a voi uomini vestiti con giacca e pantaloni, oppure con gonne e scarpe. Io sto parlando a spiriti. Ed è un messaggio, direi, riservato e personale. E voi questo non lo potete capire, voi uomini adesso. Non lo potete capire completamente, perché voi non sapete fare la distinzione tra ciò che siete dentro, a livello di questo famosissimo inconscio, e ciò che siete fuori, a livello di questa vostra coscienza che sembra saper tutto e decidere e valutare e vagliar tutto, ed invece non vagliate che ben poco, ma tutto ciò è ugualmente utile. Perché? Perché tanto maggiore la vostra conoscenza, voi uomini, tanto meglio si troveranno gli spiriti che vengono in voi uomini e quelli che verranno dopo. E dopo può darsi che ritorneremo anche noi. Può darsi che io torni un giorno e che voi ritorniate un'altra volta. E quello che stiamo facendo adesso e che fanno gli altri uomini, e i progressi che fanno gli altri, serviranno a noi. E in fondo potrebbe esserci una finalità anche egoistica in tutto questo, perché noi, ampliando la conoscenza e dandovene, noi ci prepariamo la vita che potremmo fare tra 100 o 200 anni, o chissà quando, o forse o mai, ma non ha importanza, perché o noi o altri ci sarà comunque qui lo spirito, altri come noi, e questo punto.